Per salutare in perfetto stile americano il ritorno della Cremonese in Serie A dopo 54 anni di assenza. L'incontro con il Palermo avrebbe potuto essere abbastanza tranquillo ed invece è risultato drammatico. Parte la Cremonese che passa al sesto con Bonomi. Sull'altro fronte, da lontano, Malaman tenta di sorprendere Drago che fa buona guardia. Punizione di Bonomi, risulterà alla fine il migliore in campo, ma Vialli sbaglia la conclusione da distanza ravvicinata. I Lombardi cercano il risultato sicuro. Vialli viene atterrato in area e Ciulli decreta la massima punizione. Lo stesso Vialli trasforma. Uscendo dagli spogliatoi, Barone viene colpito da malore e sviene. Si riprenderà poco dopo, senza nessuna conseguenza per il malore. Landoni deve aver dato intanto la carica ai suoi, che si gettano in avanti con disperazione. Malaman coglie la traversa. Il gol però è nell'aria. Arriva al termine di un'azione confusa dopo che De Biase ha trovato l'angolo giusto. Punta sull'orgoglio, la Cremonese reagisce. Cross di Vialli dal fondo e Volpecina in tuffo mette nella sua porta. 3-1 e si pensa che sia tutto finito. Ma il Palermo non è domo e torna in avanti con Montesano, che viene atterrato in area da Mazzoni. Ancora rigore. Batte e segna De Stefanis. Così vengono accorciate le distanze. Gli ospiti ingigantiscono i loro sforzi sino a raggiungere il definitivo pareggio proprio con Volpecina, che si fa perdonare la precedente autorete. Poi per l'emozione sviene, ma non è nulla di grave. Infine, festa grande per la Cremonese.